Ben ritrovati sul canale, sono Fani e quello che vedete qui a mia sinistra, beh, non è difficile da capire, sì, è un trafano, però quello che voglio farvi vedere è il mobile del trafano che ho costruito, perché praticamente dovete sapere che io da quando l'ho comprato questo trafano l'ho tenuto sul bancone appoggiato a un muro per 2 anni, quindi finalmente mi sono messo dietro e ho detto adesso creo un mobiletto del trafano, però non volevo essere il classico mobile del trafano dove si fanno quattro cassetti e si appoggia su, e quindi l'ho fatto così. Come potete vedere è su ruote, quindi un'esigenza praticamente indispensabile per chiunque ha un lavoratorio piccolino come il mio. Ma la cosa particolare di questo è che l'ho fatto nascondendo o eliminando la base. Quindi partiamo con la lavorazione. Andiamo a vedere come l'ho costruito e vediamo se la base c'è o non c'è. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they get it now. I won't stop till I wear the crown. Take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed
l'idea iniziale era di fare quel pezzo lì in due parti, però mi sono reso conto che la soluzione a portata di mano è molto più semplice. Quindi, come avete visto, io ho diviso la base dal resto del corpo e poi l'ho riassemblato in questo modo. Quindi, perché questo? Perché così? A parte che se avessi tolto quella linea non avrei saputo dove metterla. Comunque sia, adesso così è molto più stabile, perché se io cerco di ribaltarlo rimane un tutt'uno, perché sotto c'è il peso della base che lo mantiene fermo, non è solo affrancato. Se l'avessi affrancato solo con quattro viti a legno, secondo me sarebbe stato un pochino più stabile. Invece così lui rimane affrancato anche alla base sotto, gli dà più stabilità al trafano. Quindi questo è per rispondere alla domanda di chi sicuramente mi chiederà perché l'ho fatto così, in questo modo. Ok? Adesso volevo pitturare la parte sopra, ma aspetto la fine perché prima voglio fare i falsi frontali. Quindi mi sono già preparato qui il mio pannello di multistrato. Adesso userò una faccia unica e andrò a sezionare per fare i falsi frontali. In questo modo, quando andrò sul mobile, il disegno rimarrà uguale. Per capirci, un po' quello che ho fatto qua col cassetto. Bene, l'abbiamo portata a casa finalmente. È stato un lavoro abbastanza lungo, non lungo per la complessità della lavorazione, ma veramente in tempistica, perché chi mi segue su Instagram lo sa che ci ho messo veramente un bel po' di tempo a farlo, perché non ho mai tempo da dedicare qua sotto. Quindi credo che non sia l'unico, penso che anche chi mi segue su Instagram sia come me, sia un hobbista, quindi un hobbista dedica il tempo che ha a disposizione per fare queste cose qua, il tempo perso, quindi non è sempre disponibile il tempo perso e ognuno si arrangia come può. C'è chi ha più tempo, c'è chi ha meno tempo. Chi mi segue su Instagram lo sa che io faccio questi lavori qua praticamente di notte, però alla fine dai, piano piano io mi sto arrangiando. Se non è la prima volta che seguite i miei video, penso che vi sarete accorti che lo sfondo alle mie spalle è cambiato, quindi ho aggiornato un pochino il tavolo, ho cambiato i colori, ho messo le maniglie, ho fatto le French clip nuove, quindi è ancora in fase di allestimento, però diciamo che c'è stato un bel cambiamento rispetto ai video vecchi. Quindi anche per quello mi sono fermato un attimo coi video per concentrarmi un po' su questa parete qua e poi dedicarmi al banco del trafano. Quindi l'ho fatto così, appunto per riprendere lo stile del bancone. E devo dire che non è male. Adesso non so se il trapano rimarrà fisso qui o andrà da un'altra parte, ma comunque sia, adesso ho molto più spazio. Ho tutto questo piano di lavoro libero, il trapano è qua. Non ho l'ingombro del supporto del trapano, che comunque rimane sotto, in modo da dargli stabilità, ma almeno è nascosto. E io ho a livello il trapano col mio banco da lavoro. Quando mi serve lo tiro fuori, oppure magari non è detto che un domani non andrà da un'altra parte, qui verrà preso un posto da qualche altro oggetto o macchinario. Ho guadagnato comunque un bel po' di spazio, adesso non so ancora cosa metterci dentro, sono completamente vuoti, però
quattro cassette all'estrazione totale, c'è un sacco di spazio libero a disposizione per uno come me che si trova in un laboratorio così piccolo. Guadagnare sempre più spazio è veramente una cosa eccezionale. Infatti l'idea iniziale era continuare col bancone, arrivare fino a questo punto e chiudere, a fare appunto dei cassetti, un'altra anta, comunque sia. Però alla fine ho deciso così perché avevo il trapano in mezzo alle scatole, dovevo trovargli un'ubicazione. E mi è venuta questa idea qua di fare questa lavorazione qua così. Tutto qua. Quindi sono veramente contento di come del risultato. Il prossimo lavoro da fare sicuramente sarà fargli un bel piano di lavoro qua, perché questa basetta qua è assolutamente scomoda, quindi sicuramente qui creerò qualcosa, mi inventerò qualcosa da mettere come piano di lavoro qua sopra, che è un lavoro che veramente rimando da veramente tantissimo tempo. Doveva essere uno dei primi che facevo e non ho mai fatto. Bene, il video è terminato, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, spuntare la campanella, cliccare mi piace se il video vi è piaciuto ovviamente e commentare, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo mobile, se l'aveste fatto in modo diverso, eccetera eccetera. Io vi invito oltretutto a iscrivervi ai miei canali social come Instagram e Facebook. Instagram in particolare io pubblico storie inerenti comunque a quello che faccio al di fuori del video, quindi al di fuori di quello che state guardando in questo momento. Perché tante lavorazioni, come dicevo prima, io non ho tempo di filmarle né niente, però magari faccio qualche storia su Instagram e faccio vedere quello che sto costruendo o cose così. Quindi ad esempio la parete che vedete alle mie spalle è un aggiornamento. Chi ha visto i miei video precedenti avrà notato sicuramente la differenza, che non era decisamente così con le frangiglie nere, eccetera, eccetera. Quindi invece su Instagram c'è stato questo aggiornamento, quindi chi mi segue mi ha dato dei consigli, mi ha fatto i complimenti, chi mi ha suggerito cosa fare, chi mi ha detto che era meglio una cosa, meglio un'altra, quindi c'è più contatto, diciamo, se così possiamo dire, su Instagram, piuttosto che vedere un video in uno schermo. Quindi se volete potete venire a seguirmi lì. Oltretutto vi ricordo che c'è anche un canale Telegram, quindi trovate il link in descrizione anche di quello, insieme ai canali social, e dove pubblico offerte di Amazon e di Banggood. Come sapete io sono affiliato a queste due piattaforme, quindi non aspettatevi di trovare 200 notifiche al giorno con le offerte, perché tanto non avrei comunque il tempo di farlo. Io ogni tanto spulcio le offerte reali, controllo che valga la pena chiamarle offerte e le pubblico sul canale. Sto parlando di Amazon. Invece per Banggood fortunatamente riesco a ottenere dei codici sconto, dei coupon, e quindi quando ce li ho io li condivido con voi. Questi link che trovate sul canale Telegram sono di affiliazione. Cosa vuol dire? Che io prendo una piccola percentuale sulla vendita. Quella percentuale lì viene reinvestita qua dentro nel canale. Quindi viene investita in materiale, viene investita in attrezzatura. Comunque qualsiasi link, qualsiasi click che fate, qualsiasi acquisto che fate tramite i miei link, sappiate che viene reinvestito qua dentro. Ne approfitto comunque per ringraziare chi già lo fa questa cosa, chi guarda i miei video, chi mi segue su Instagram, chi acquista tramite i miei link. Tutto questo è per me un grande aiuto. Sì. Bene, non ho altro da dirvi, ci vediamo al prossimo video, buon fai da te!